Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Matty Mars. Siamo qui oggi, anzi non siamo, ma parleremo di Fallout 76. Facciamo un piccolo vlog. E se ne è dette tante su questo gioco. Prima di tutto che sarà in multiplayer, questo ormai lo sappiamo tutti, quindi saranno tutti basati, il gioco sarà basato sui server, un gioco in multi. La mappa sarà West Virginia, ma sarà molto più grande di tutte le altre mappe di Fallout 4. E ospiteranno dai credo 20, 30, 38 giocatori, ancora non è stato deciso. E diciamo che ci sono molte problematiche su questo, diciamo, questa modalità multi, perché anche la Bethesda secondo me non ha capito bene come fare. Lo hanno anche detto esplicitamente che non hanno mai gestito giochi multi e quindi hanno un po' di difficoltà. E sembrerebbe che non vorrebbero sfociare in un gioco tipo Rust dove spawni e crepi nel momento in cui sei spawnato, oppure non vorrei che diventasse una sorta di Battle Royale. Io spero tanto di no. E il problema è che comunque non ci sono tante problematiche, addirittura hanno detto che noi possiamo costruire le nostre basi, con un clic le possiamo far sparire e ricollocarle da un'altra parte, proprio completamente. Quindi come se fosse una specie di ologramma, che questa è una cosa molto strana. E hanno detto che questo lo hanno fatto per evitare di sconfinare nel territorio di qualcun altro. Se per esempio voi costruite e vi allargate troppo, magari sconfinate nel territorio di qualcun altro, allora potrebbero nascere delle guerre, diciamo, di confine, e quindi potete decidere se fate desistere il vostro avversario oppure di andarvene voi. Quindi loro hanno progettato questa cosa di con un clic far sparire tutto e farlo riapparire da un'altra parte, cioè proprio un trasloco di massa, cioè nel senso. E hanno ancora anche aggiunto che quando vi disconnettete, quello che avete costruito sparirà. Quindi e riapparirà quando voi vi connettete. Questo è un po' strano perché in effetti non capisco. Poi questa cosa che te con un clic puoi, come se fosse un ologramma, trasferire la tua base da un'altra parte, è un po' assurdo. Oppure quando ti disconnetti che la base sparisce, è un po' assurdo, perché se io per esempio gioco con altri 5-6, siamo per esempio un gruppo di 5-6 giocatori, chi fa sparire cosa e quando? E chi ritrova cosa quando quello ritorna? Perché se noi siamo un gruppo di 6 persone, costruiamo una base grande con l'aiuto di tutti, poi si disconnette uno, cosa, e sparisce la casa, non sparisce, si disconnette quell'altro. Quando un altro ritorna ritorna online e quello che magari ha costruito la casa non c'è, cosa fa? Non c'è niente. Se un gruppo deve fare un assalto e deve lootare, cioè quello che io dico che una mappa online ha di positivo che mano a mano che le persone costruiscono, la mappa si riempie di costruzioni, magari anche di cose fatte belle, cose fighe. Allora comunque te hai anche più opzioni per andare magari ad assaltare, a lootare, tutto quello che vuoi, però se la gente si disconnette e sparisce tutto, non ha senso, cioè perdersi tanto in una mappa che in quel momento sono tutti disconnessi, ti trovi la mappa completamente vuota. Poi magari dopo mezz'ora di gioco ti trovi la gente addosso e non sai neanche perché, magari un minuto prima non c'era nessuno, cioè sono un po' di cose assurde. Comunque vedremo, ho anche letto che loro avrebbero deciso che fino a un tot livello gli altri non ti possono attaccare, fino credo al livello 5, e anche questo può essere positivo o negativo. Questo evita, come Rust, che spawni il crepi in 3 secondi, però al tempo stesso uno di livello basso potrebbe stare di livello basso di proposito per dar fastidio magari ad uno di livello alto, non lo so. Cioè, sono cose che ogni cosa che fai c'è un pro e un contro. Bisognerebbe avere le idee ben chiare, cara Bethesda, bisognerebbe avere le idee ben chiare, sapere cosa fare esattamente. Loro non ce l'hanno, loro vanno a esperimento. Il problema è che
I soldi però che gli diamo noi non sono un esperimento, ma sono reali. Il problema è quello. E niente, poi vi voglio anche aggiornare su un gruppo che ho deciso di fare io insieme ad altri canali, a Gameplay Channel Ita e Lex90, proprio su Fallout 76, perché voglio creare una comunità collaborativa. Siccome in Italia tutti i giochi con multi sono rovinati da un'ideologia che nessuno collabora, non esiste, in Italia non esiste la collaborazione. Allora io ho deciso di fare questo gruppo, si chiama New Intelligent Community e serve proprio per fare una community intelligente dove poter collaborare, costruire, insomma, giocare insieme, che a me è quello che interessa. Io ho due canali, uno su YouTube e uno su Twitch, tutti i giorni, vi dico anche l'orario, tutti i giorni verso le 5 e mezzo, 6 del pomeriggio fino alle 8, 8 e mezzo. E io ho aperto questi canali perché la cosa che mi interessa di più è giocare insieme, fare una bella community collaborativa, sia di Fallout ma anche di tanti altri giochi, di Medelette, tra poco uscirà l'Alpha 17 di 7 Day, e comunque, vabbè, Fallout uscirà a novembre, però intanto noi ci prepariamo. E quindi ragazzi, chi ha intenzione di giocare Fallout con un criterio, con una mentalità collaborativa, aiutarci l'un con l'altro, è il benvenuto. Io vi lascio il link in descrizione e niente, piano piano ci prepariamo e cerchiamo di fare almeno di fare il Fallout un gioco carino, dato che sicuramente ci saranno milioni di problematiche. Cerchiamo almeno noi giocatori di usare un po' l'intelligenza, se no magari problematiche ce l'ha il gioco, problematiche gliele creiamo noi dallo stile di gioco inesistente, che magari spawniamo solo per ammazzare il prossimo e ammazziamo il gioco. Quindi cerchiamo un attimino di essere anche noi a costruire, perché il multi sì, lo fa tanto il gioco, ma lo fa tanto anche il giocatore. Quindi ragazzi, detto questo, io vi ringrazio, vi aspetto sia nei miei canali che nel mio gruppo. E niente ragazzi, anche su Discord, vi lascio il link in descrizione anche di Discord, perché mi fa piacere se vi unite e giocate insieme a me anche durante le live senza problemi. E niente ragazzi, vi ringrazio, per il momento è tutto, ci vediamo alla prossima volta. Sperando che Fallout ce la mandi una buona, perché la vedo un po' grigia, la vedo un po' grigia, comunque speriamo. Ciao a tutti!